Ciao a tutti, mi presento, sono Sara Boschi, dottoranda presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Siena. Siccome la tesi del mio dottorato sarà comunque inerente a un progetto europeo, mi piacerebbe parlarvene, insomma. Questo progetto è un progetto sullo studio di Popilia japonica, che è un coleottero invasivo e una peste in agricoltura che dal 2014 è presente in Italia e fa danni consistenti. Per avere, diciamo così, un focus più dettagliato sul progetto in se stesso, faremo ora domande al professor Antonio Carapelli, che è il capofila del progetto qua all'Università di Siena. Salve professore, Ciao Sara. ha delle domande per noi. Allora, innanzitutto, come è nato il progetto? Il progetto, come hai spiegato, hai introdotto, si chiama Integrated Pest Management of the Invasive Japanese Beetle. Insomma, in sostanza è un progetto che è dedicato allo studio di un insetto invasivo che è stato trasferito accidentalmente in diversi paesi partendo dal suo areale di origine, che era appunto il Giappone. L'idea di intraprendere questo tipo di ricerca è venuta partendo da una collaborazione della nostra università, in particolare del laboratorio di zoologia sistematica e evolutiva, con un gruppo di ricerca del CREA. Queste due istituzioni poi si sono unite ad una cordata più ampia, composta da diversi enti di ricerca europei, e quindi alla fine abbiamo ottenuto una cordata che è composta da almeno 13 partner. Bene, quindi a livello europeo chi partecipa, oltre a noi e al CREA, a questo grande progetto? Sì, sono coinvolte 6 nazioni: Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, Austria e Germania. Tra questi ci sono enti di ricerca e coltivatori, e sono tutti enti o istituzioni che provengono da paesi che sono più direttamente colpiti da danni dovuti al coleottero invasivo. Quindi c'è maggiore interesse in questi paesi nel tentare di risolvere questo problema. Bene, bene. Questo progetto per quanto tempo sarà finanziato? Il finanziamento sarà per 4 anni. Il nostro gruppo di ricerca di Siena ha ottenuto un finanziamento attraverso un bando Horizon 2020 di oltre 400.000 euro. Questi soldi ci serviranno, oltre che per portare avanti le attività di ricerca, anche per finanziare borse di studio per giovani ricercatori e assegni di ricerca e progetti di dottorato come il tuo, Sara. Bene, e quindi ricapitolando, qual è l'obiettivo, quali sono gli obiettivi principali, non solo nostro come Università di Siena, ma di tutto il progetto in generale? In generale si cercherà di contrastare attraverso delle strategie ecocompatibili, quindi con un impatto minore nei confronti dell'ambiente, l'invasione di questo pest insect, che è un insetto da quarantena. Come hai già anticipato te, questo insetto è stato introdotto accidentalmente prima negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso, ma purtroppo dal 2014 è presente anche sul territorio italiano, in una zona compresa tra il Piemonte e la Lombardia. Tra l'altro, di recente, negli ultimi 2 anni, questo insetto si è espanso ulteriormente andando a colonizzare anche alcune regioni del Ticino svizzero, e quindi è presente ad oggi anche in Svizzera. Rappresenta un organismo potenzialmente dannoso perché le larve che vivono sul terreno, svernano sul terreno, si cibano delle radici delle piante erbacee, quindi attaccano i prati. Gli adulti invece, che notoriamente sono alati, possono muoversi ed attaccano ogni tipo di coltivazione. È una specie polifaga, quindi predilige un ampio spettro di piante, e tra queste ci sono anche le piante da coltivazione, quali frutteti, vigneti, e quindi piante di interesse commerciale. Quindi fa un bel po' di danni, diciamo, a livello economico in tutta nei posti qui è invasiva e colonizza l'aria, giusto? Purtroppo sì, immagino che tu voglia sapere quali sarà il Volevo nostro. sapere giusto appunto di cosa si occuperà principalmente l'Università di Siena nel progetto.
Il nostro gruppo di ricerca si occuperà principalmente dello studio del genoma dell'insetto, che è ancora ignoto, nessuno l'ha mai sequenziato, quindi utilizzeremo delle tecniche di sequenziamento di nuova generazione per completare l'intero genoma nucleare, quindi per ottenere la sequenza del DNA in modo da poter individuare all'interno di questo genoma se ci sono dei geni che vengono attivati, espressi in determinate condizioni e potenzialmente utilizzabili come bersaglio di eventuali trattamenti. Quindi cercheremo di capire in sostanza come potrebbe essere possibile interferire con l'attività dell'insetto per poterlo bloccare, rallentare e eventualmente eradicare. Inoltre, un'altra parte del progetto rappresenta l'utilizzo sempre di marcatori molecolari, quindi dello studio del genoma nucleare, ma anche quello mitocondriale, per ricostruire il processo di colonizzazione dell'insetto prima negli Stati Uniti e poi in Europa, quindi usando esemplari campionati in Giappone, negli Stati Uniti e poi in Europa, potremmo essere in grado di capire quando questo organismo si è trasferito da un continente all'altro ed eventualmente individuare da quale località originaria derivano tutte le popolazioni introdotte nel Nuovo Mondo e in Europa. Bene, bene, quindi diciamo così il gruppo di laboratorio potrà insomma, lavorare sul suo campo forte che è la filogenesi, la filogenetica, no? Giusto? Sì, sì, anche sulla filogenesi, sullo studio del percorso evolutivo di determinati organismi per il quale abbiamo naturalmente diverse competenze, tradizionalmente delle competenze. Quindi avrai un gran lavoro da fare e quindi rimboccati le maniche e sono sicuro che otterrai ottimi risultati per il tuo progetto di dottorato. Bene, speriamo. Grazie a tutti e grazie soprattutto a lei per queste domande e questa introduzione. Buona giornata.